riservato alla categoria under 14. Ricordiamo i gironi. Girone A, Torino, Entella, Agreville. Girone B, Genoa, Provercelli, Marcanova. Sta per andare la prima partita, è Torino, Agreville. Buona partita a tutti. Oh, kick. Se vuole le faccio una foto. Ringrazio. Perfetto. Ciao ragazzi, sta incominciando la prima partita del torneo, quarto torneo Racioppi. Siamo qui a Barcanova, sta giocando il Toro anno 2005 contro le Greville anno 2005. Abbiamo qua il dirigente storico del Toro, persona mitica, abbiamo il pubblico. Sta per ricominciare la partita. Ciao Andrea. Adesso ragazzi, scusate, sto cambiando l'obiettivo e poi ci sono, eh. Sono ancora un po' ammalato, ma sistemiamo tutto. Ecco Mattia sulla fascia sinistra che sale con recupera la palla il Torino. Retropassaggio al portiere. Vai Tommy, ma avanza il Toro, l'11. Ciao Ilario, ciao Ariel, ciao Nicola. C'è Mendez che blocca l'azione, ci prova, fuori, fallo laterale per il Toro. Toro appena fuori dall'area, retropassaggio 4, si allarga sulla fascia. Retrocede il Toro, gira la palla. Sempre palla sul Toro, si allarga sull'11 che corre sulla fascia, ma c'è Henry André sul primo palo fuori. Sale con kick la palla, viene intercettata dal Toro, retropassaggio del Toro, cioè la finta del Toro, ma c'è Iacobucci che la recupera senza nessun problema. Fallo laterale per il Toro. Protegge la palla. Dai forza! Questo
gioca ai due tocchi il Toro. Vedete in panchina sulla vostra sinistra quelli con i pantaloncini rossi, rosso acceso, Legreville. Spazza via la palla Mendez su Pozzan che di petto la protegge, si gira, la passa a Paico che dribbla l'uomo, riesce ancora la palla al Toro. Alessio la passa a Kuk, subisce fallo. Edo pronto a battere la punizione su Kuk. No, vai tranquillo, fai il tuo, non ti preoccupare. Grazie comunque. Edo riesce a anticipare la palla, non cade la palla. Dribbla due uomini, sale, c'è Pozzan, Alessio Squisito gira la palla su Gobbo, Gobbo la protegge di testa. Ah. Ecco Giuse, rientrato da una settimana di influenza. Si riprova il Toro a salire, si allarga lungo sul capitano, il numero 7. Edo e Andrea Pelù riesce a recuperare la palla. Edo sale, sale Edo. Sbaglia purtroppo il passaggio. Palla sul portiere del Toro. Il Toro cerca di salire col 19. Si allunga, si gira sull'11. Rigira la palla, fa girare la palla al Toro, due tocchi. Paico sul contrasto. Toro riesce a tenere, ma c'è Pelù. La palla in mano al Toro in questo momento. Retropassaggio al portiere che si allunga, cioè si fa partire la palla su 4. Ragazzi, scusate, ma sono ancora in stato. Mi sto riprendendo da una settimana di. La partita in questo momento è equilibrata. Non c'è bisogno di menzionare chi è il Toro, tra l'altro anno 2005, squadra professionista, come modo molto più modesto, molto, ma molto più modesto, anche Legreville non si difende male per quello che può essere nel suo campionato provinciale o per le sfide che fino adesso ha accettato. Ecco Pozzan. Pozzan dovrebbe essere in aria, cade Pozzan in aria, fallo. Riesce a tenere una punizione da fuori dall'area. Dovrebbe battere Gobbo.
questa è la prima occasione che abbiamo di fare il gol. Ah, purtroppo alto. Va bene, dai, bene lo stesso. Cambio battuta. Cerca di risalire il toro. Sale il toro con il capitano numero 7, c'è Mendes che deve ostacolarlo, riesce a fare il cross il capitano sul secondo palo, ma c'è Pelù che... Ecco Pozza che viene di nuovo buttato per terra. Dai Giuse, vai Giuse. Bravo Giuse. Sì, le mamme qua sono... primo gol del Toro. Una bella azione, primo gol del Toro. Peccato perché... Adesso ha dominato le Greville e ha segnato il Toro. La palla è così, bisogna... Angolo, dominato fino adesso le Greville, per una, in un'azione è riuscito il Toro a segnare e non sanno neanche loro come. Comunque, bella azione. C'è un cambio da parte del Toro, esce il numero 8 e entra numero 16. Dai Pela! Zero, ha appena segnato il Toro sull'unica azione che ha fatto per arrivare in porta. Ma ce l'hai dietro, occhio! Oh no. Dai ragazzi! Ciao Eddy, 1-0 per il Toro appena segnato. Ubicazione in area di porta, dopo che fino ad adesso lui stava gestendo la partita, combattendo con la grinta. Ecco squisito. Dai ragazzi. Bravo Alessio, dai, va bene, bravo. Forza! Bravo Tommy!
la giornata meno oggi è calda. Sta vincendo il Torino in questo momento 1-0. Non passa Ema, non passa, bravo, dai Ema. Non deve... Sentite abbastanza ragazzi? Il Torino in area, c'è il capitano che si disdriga e tira la palla in porta. Benissimo Iacobucci. Riparte la palla da Edo. Kick sale in aria ma al volo il Torino riesce a intercettare la palla. C'è Pelù che contrasta con Kick, la recupera Edo. Edo sale, sale Edo, sale. Di testa Giuse. Dai Giuse, Giuse su Squisito, Squisito su Pozzan che viene anticipato. Dai Tommy, dai Tommy. Giuse anticipa il toro, ritacco a Pozzan. Kick su Mattia che riesce a tenerla in palla in porta, in campo scusate. Mattia in area verso Pozzan che però non riesce a prendere. Sale il toro, Edo l'anticipa. Tienilo Ema, tienilo! Mendez cerca di tenere il capitano riesce a fare l'assi sull'11, in area il toro, non riesce a permettergli il tiro. Andrea, arriva Mendez che ostacola l'azione. Diciamo che per lui ha salvato il gol e Mendez ha bloccato l'azione. Palla, palla alla griglia, arbitro molto attento alle regole, a rispetto alle regole. Dai, dai, dai. Metti la quinta. Palla su Pelù. Dai Mattia Paico, salta l'uomo, viene ostacolato, palla a terra, fallo laterale. Gira la palla su Kukka, Kukka la protegge, su Gobbo, Gobbo ottiene l'angolo. Batte l'angolo Mattia Paico. Sul secondo palo quasi in porta, secondo palo quasi in porta, la il toro riesce a ripartire, ma c'è Henry che lo blocca. Kick fa girare la palla, la gira su Gobbo. Dai, 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 che lo fa male! Su! La
palla Giuse su Pozza, viene anticipato dal Toro, arriva Kuk, mette la gamba, mette sempre la gamba Kuk. Dani, guarda di fuori il gioco. Stiamo giocando contro il Torino 2005. Siamo qui al quarto trofeo Racioppi a Barcanova. Racioppi, scusate. Oggi sono le finalissime. La prima partita è contro il Torino. Abbiamo quella delle 10 e un quarto contro il Lentella, Virtus Lentella. E poi chi si, in base alla classificazione del nostro girone, andremo a giocare contro la prima, la seconda o la terza dell'altro girone. Dove c'è anche il Pro Vercelli, dove c'è il Barcanova e dove c'è anche il Genoa. Dai! Pozzan su... Ecco, Tommy riesce a anticipare. Peccato. Bel gioco di Esquisito su Gobbo, che si era inserito. Andrei su Paico, figlio d'arte, ricordiamolo. Papà giocava nel Perù. È rimasto nel cuore del popolo peruviano. Ecco il capitano, dove c'è sempre Mendez che deve bloccarlo. Edoardo su Mattia Paico, di nuovo Edoardo che fa finta su Kuk. Fine primo tempo, ragazzi, fine primo tempo. Un attimo di pausa e poi ripartiamo, Fine primo tempo, ciao, 1-0 per il Torino. Sta a ripartire il secondo tempo della prima sfida Toro e Greville, categorie under 14. In questo momento sta vincendo il Torino 1-0, ha già fatto un cambio. Durante la partita il tempo è soleggiato, riparte il secondo tempo, 1-0 per il Toro. Bella partita, emozionante, l'ha affatto squilibrata. Il gioco è ancora tutto aperto, anche perché l'unica azione gol del Toro è stata portata a termine. Diversamente non ci sono state azioni, diciamo, pericolose. Per poco fa il secondo gol del Toro, non parlo più, ragazzi. Non parlo più. Comunque 1-0 per il Toro. Elide, il tuo Toro sta vincendo 1-0. Prende la palla Kuk sul passaggio del portiere. Si stanno scaldando alcuni rinforzi delle Greville. Ricordiamo che oggi ci sono tre partite da giocare, due al mattino e uno pomeriggio. Serve una palla. Altro cambio del Toro, entra il 13 al posto del 9, entra il 19, esce il 19 al posto del 2.
riparte il gioco, sono stati due cambi del Toro. Recupero la palla, squisito. Kick. Ehi! Mannaggia, stanno un po' dormendo i ragazzi. Edo ci mette 6 contro 6 e vince il 6. Sei del Toro, vince il 6 delle Greville. Il suo numero è 6, il suo nome, name is Eduardo Auletta. Di tacco Mattia Paico su Pelù su Kuk, su Pozzan su Giuse, ma su chi però? Facciamo tutte ste cose e poi sbagliamo sti passaggi e non è il primo, mannaggia. Pela su Giuse Anastasi, di nuovo il Pela, ecco Pozzan su Esquisito. Tira la palla al Toro e anche loro ogni tanto sbagliano. Ragazzi, scusate, non qua vicino al pubblico io oggi, che dall'altra parte del campo c'è il sole che picchia. In porta abbiamo in questo momento Iacobucci. Quando inizia la partita. Di testa Esquisito. Ragazzi, bisogna tirare. Erika, bisogna tirarli su perché sono spenti. Edoardo scarta il 13, salta l'uomo, sale Edo, porta su palla, la porta a Gobbo su Giuse su nessuno, però la recupera Pozzan se la gioca, rimane in mano del Toro la palla, ma il Greville non molla, combatte il Greville. Edoardo la recupera. Altro cambio del... esce l'11 e entra il... invece esce Pela, entra Ray Simone, entra a posto di André Henry. Sempre 1-0 fuori del Toro. Palla subito su Simone che la passa a Kuk e Kuk la butta fuori. Batte il Toro far laterale. Simo!
Edo protegge e gioca sull'uomo, riesce a bloccare l'azione nonostante il toro abbia un angolo a favore. Batterà la punizione del toro sul secondo palo, il toro di testa Legreville fuori a favore del toro. Altro cambio, in questo caso a favore delle Greville, entra il 14, Massimo Molinaro, esce Giuse Nastasi, che è rientrato da una settimana di influenza forte, sta vincendo 1-0 il toro. Molinaro che anticipa, cade Gobbo, di testa Edoardo, fanno panino. Dai ragazzi, su! Kick batte la punizione, gira su Pellu, Pellu su Mattia Paico, Mattia Paico su Esquisito su Mattia, fa tunnel Paico, Esquisito dovrebbe fare una bella assist su Pozzan, che però viene anticipato dal toro. C'è Pellu sempre in area, sempre vicino all'area, le grill. Edoardo alto su Pozzan, purtroppo ragazzi l'azione è finita, una bella azione. Palla al toro che cerca di risalire. Sta vincendo 1-0 il toro. E magari non se lo aspettavano neanche loro. Che anticipa su Matti su, ecco, dovrebbe esserci Pozzà in area da solo, lui cazzo è un difensore, adesso sono arrivati tutti, porca puttana. Edo tira, Edo e segna Edoardo, segna il pareggio 1-1 1-1 1-1 1-1 datevi una spalla, ehi ragazzi, forza fino alla fine, bravo Seno, dai Edo in mezzo, non mollare. Thank you.
Bravo Edo! Bravo Edo! Bravo Edo! Dai Edo, dai Edo! Vai, vai! Bravo, bravo, bravo Edo! Oh, il principe si è arrabbiato, eh! Di poco non la ficca dentro. Esce il numero 3 che è Pelù e entra il numero 13 che è Julien Bétain. Cambio delle Greville. In aria, scusate, centrocampo cerchiato. Anticipa Kuk. Di petto squisito. Passa molle a Edo che Edo la gira su Gobbo. Gobbo parte.
riesce, ma va fuori. Fallo laterale fuori del toro. Gira la palla il toro. C'è Massimo Molinaro che anticipa. Tiro del capitano in porta del toro. Porta, ma Jacobucci non si fa sorprendere. Riesce a anticipare il toro di testa, Mendez rimbalza la palla, ma c'è Molinaro, kick su Edo, Edo si gira, riesce a passarla a Esquisito, Esquisito la passa a Paico. Vai Dani, vai Dani, vai, vai, vai Dani, vai. Molinaro protegge la palla, passaggio su Jacobucci, che la ripassa alta. Va. Ah, bel tacchetto di Paico. Massimo come ultimo uomo. Si trova il 4. Due minuti di recupero e finisce la partita, sta vincendo, appena segnato il Torino il secondo gol, sembrava fuori gioco ma il gol è stato convalidato. Punizione in area, spazza via la palla, finisce la partita, 3-1 vince il Torino. È terminato il primo incontro della giornata con il risultato di 3-1 in favore del Torino contro l'Aigreville. Prossima partita, Provercelli, Barcanova. Grazie Marco, riporterò i ragazzi. Ciao.
Ciao a tutti, finita la prima partita, 3-1 per il Toro.